Shalom a tutti, vi voglio dare il benvenuto alla porzione di Torah di oggi. Scusate un po' il ritardo stasera, però abbiamo fatto io e la Rebizzi in tanta lettura di tutte le porzioni di oggi, sia la Torah, l'Aftarah, che sono diverse parti di due libri, e anche otto diversi libri del Bereshit, che sarebbe il Nuovo Testamento. Ed è stato un tempo molto bello. Quindi vi voglio suggerire di leggere tutti quanti perché è molto bello. E se leggi da Genesi 32, versetto 3 fino a 36, 43, per la porzione di Torah, la porzione dell'Aftarah o profetica viene da Avvia, capitolo 1, versetto 1 a 21, e Osea 11, versetto 7 fino al 12, versetto 12. Nella Bereshit leggiamo da Matteo 26, versetto 36 e 46, Giovanni, capitolo 1, versetto 19 fino a 2, versetto 12, Atti, capitolo 3, versetto 18 a 26, Prima Corinzi 5, versetti 1 a 13, Efesini 4, versetti 1 a 32, Tito, capitolo 2, versetto 1 a 15, Primo Giovanni, capitolo 3, versetto 4 a 10 e Apocalisse, versetto 7, 1 a 12. Ed è bellissimo vedere come tutte queste scritture corrispondono l'uno all'altro, sia nel nuovo che nel vecchio. Quindi per tanti dei cosiddetti credenti che dicono che noi siamo solo nel nuovo patto, nuovo testamento importante, il tutto conoscere il vecchio e che c'è ancora tanta importanza ed è ancora importante oggi quanto era a quell'epoca, se no non ci sarebbe ragione di averlo scritto, ok? Molto importante sapere tutto e conoscere tutta la Bibbia. Io sono Rabbino Clint Harel Fry qui a Perugia e prima di iniziare voglio aprire questo tempo in preghiera. Abba Padre, ti voglio ringraziare innanzitutto per questa opportunità di insegnare e imparare nella tua parola. Ti chiedo di guidarmi e che tutto ciò che esca dalla mia bocca venga da te, dal tuo Ruach HaKodesh, Spirito Santo, e non da me. Nel nome di Yeshua HaMashiach. Amen. La parasha di oggi si chiama Vayishlach. E vuol dire, e lui inviò o mandò. E parleremo di afferrare le benedizioni. Apriamo con Genesi 32, 4. Giacobbe o Yaakov mandò, o Vayishlach Yaakov, messaggeri o Malachim, in ebraico, davanti a lui, al suo fratello Esau, nel paese di Sir, il paese di Edom, Genesi 32:3. E per chi di voi non sa dov'è questo paese di Sir, nel paese di Edom, è dalla parte est dal fiume del Giordano, nella Cisgiordania. Ok? La scorsa settimana, Parashat Vayetzé, Giacobbe è fuggito dalla sua casa per sfuggire Davide del fratello gemello Esau ed è andato a Haran, dove viveva il fratello di sua madre Laban. Durante questo cammino Hashem gli apparve in sogno, in cui vide una scala che dalla terra arrivava in cielo, e su queste scale c'erano gli angeli che salivano e scendevano. Al suo vertice, che sovrintendeva tutto, c'era Adonai, il Signore, che poi lui ha rinnovato l'alleanza abramatica con Giacobbe. Quindi a Haran Giacobbe adesso ha lavorato per 14 anni in cambio delle sue mogli, Lea e Rachele. Non è che voleva avere Lea, ma sapete, è stato imbrogliato dalla suocera e quindi dovete lavorare 7 anni per lei e 7 anni per Rachele. Erano figli di Lavano. Poi ha lavorato altri 6 anni per avere le sue greggi. Pensate, quindi 20 anni in totale.
Quindi alla fine lui riuscì con grandi difficoltà a liberarsi da una situazione iniqua in cui Labano aveva cambiato 10 volte lo stipendio di Giacobbe. Pensa che questo sarebbe un suocero che dovrebbe volerti bene, ma vediamo che non è così. Quindi nella parte della Torah di questa settimana, Giacobbe torna alla sua casa ancestrale nella Terra Santa, nella Canaan, con le sue mogli e i suoi figli e i suoi beni dopo aver servito questo zio connivente, diciamo, imbroglione, per 20 anni. Quindi il titolo della parasha di questa settimana, Vayishlach, viene dal versetto di apertura, Yaakov mandò, Vayishlach, Yaakov. Poi che si riferisce al suo invio dei Malachim o i messaggeri al suo fratello Esau. Questa parola ebraica, Malachim, può anche significare angeli, perché dice così. Si dice, ma che Hashem invia come messaggeri sulla terra, come sapete, per fare la sua volontà. Tante volte gli angeli sono stati mandati come Malachim o messaggeri. Quindi sono passati più di 20 anni dall'ultima volta che i due fratelli si sono visti. Prima di uscire da casa, Giacobbe aveva ingannato il padre cieco facendogli impartire la benedizione del primogenito, fingendo di essere Esau. Non so te, ma io avevo un fratello una volta che era più piccolo di me, non era il più grande, ma se io avessi fatto una cosa del genere a lui, credetemi, non sarebbe andata a finire bene. Era proprio un tipo che non avrei voluto fare arrabbiare. Quindi Giacobbe è preoccupato che Esau sia ancora arrabbiato per aver perso la sua benedizione. E sembra che già Giacobbe abbia ragione, perché i messaggeri inviati da Giacobbe tornano da lui al suo campo e dicendogli che Esau è in viaggio con 400 uomini armati. Cosa vi fa pensare? Quindi lui ha una strategia molto vincente. Dal momento che Esau sembra intenzionato ad ucciderlo, Giacobbe fa uscire fuori questa triplice strategia di preghiera, patto e diplomazia, oltre alla preparazione alla guerra nel caso non dovessero andare bene le cose. Giacobbe cerca umilmente Dio, cioè Hashem, nella preghiera e nella teshuva, il pentimento, ammettendo di non essere degno della carità, la gentilezza, quello che volete chiamarlo, e della fedeltà che Hashem gli ha mostrato, riversando la sua benedizione sulla famiglia e sulle sue ricchezze. Lui ammette anche di aver paura del fratello, ma chiede ad Hashem di salvarlo, ricordandogli le sue promesse. Questo spesso faccio io quando le cose sembrano di non andare bene per me. Mi ricordo ad Hashem le promesse sue sulla mia vita. Dice, ma tu hai detto, certamente ti farò prosperare e renderò la tua discendenza come la sabbia del mare che non si può contare. Genesi 32, 12. Quindi Giacobbe invia una serie di doni a suo fratello sotto forma di greggi, di capri, cameli, mucche, asini, eccetera. Le mandrie sono poste nelle mani dei suoi servi che sono dotati di un copione strategico per parlare e seguire la sequenza per la consegna delle mandrie che si spera disarmeranno l'ira di Esau. Questo vediamo in Genesi 32, 16 a 20. Quindi poi Giacobbe divide anche la sua famiglia e i suoi possedimenti in due campi per garantire la sopravvivenza di almeno alcuni di loro in caso che ci sia un attacco. E li invia attraverso il fiume Jabbok, che è un affluente orientale dal fiume Giordano. Se andate a vedere sulla mappa, si trovano questi posti che io spero un giorno di poter andare a trovare. In grande timore e angoscia, Giacobbe divise in due gruppi la gente che era con lui e anche le greggi, gli armenti e i camelli. Pensò, se Esau viene e attacca un gruppo, il gruppo che rimane può sfuggire. Genesi 32, 7 a 8. Quindi poi va a lottare con Hashem, con Adonai.
Trovandosi da solo quella notte, perché lui aveva mandato tutti davanti e lui è rimasto indietro, Giacobbe lotta con un uomo misterioso, cioè un Ish in ebraico, o Ish è uomo, fino all'alba, tutta la notte. Quando l'uomo, quest'uomo, non può sopraffare Giacobbe, tocca l'incavo della coscia di Giacobbe in modo che si sia dislocata. Ho sempre detto, ma perché? Dio sembra un po' che lui in questa situazione non tanto per bene, perché devi dislocare la coscia di qualcuno solo per il modo che tu vinci? Non lo trovo molto bello, pensate al dolore. Però l'angelo, questo angelo che sappiamo più tardi è Hashem, è Adonai, chiede a Giacobbe di lasciarlo andare, ma Giacobbe vuole prima qualcosa da lui, una benedizione. Lui dice, non ti lascerò andare finché non mi benedirai. Genesi 32, 26. Quindi sembra che Giacobbe vuole solo benedizione, vuol dire prima volta dal padre, ma adesso da Dio, da Adonai. Poi questo uomo infatti lo benedisce e cambia il suo nome da Giacobbe a Israele, o Israele. Dice, il tuo nome non sarà più Giacobbe ma Israele, perché hai lottato con Hashem, con Adonai e con gli uomini e hai vinto. Genesi 32, 28. Quindi durante questo incontro di lotta di tutta la notte, Giacobbe si trova faccia a faccia, panim le panim, con il divino. Per questo Giacobbe chiama il luogo Peniel, che significa volto di Hashem, che è Peniel, panim le panim. Quindi è molto importante. Possiamo capire da questo incontro, dice, poiché ho visto Elohim, cioè Dio, faccia a faccia, e la mia anima è preservata. Genesi 32, 30. E quindi possiamo capire da questo incontro di lotta o combattimento che alcune lotte hanno una dimensione soprannaturale. Infatti, se ci pensate, tutti quanti hanno questa dimensione soprannaturale. E mentre a volte possiamo lottare con Hashem e i suoi messaggeri, qualche volta vengono in forma umana, non si sa mai, più spesso lottiamo con il male, il maligno. Il libro di Efesini mette in evidenza questo concetto, dicendoci di essere forti nel potere di Adonai, poiché combattiamo le forze spirituali del male, perché la nostra lotta non è contro la carne e il sangue, ma contro i governanti, contro le autorità, contro i poteri di questo mondo oscuro e contro le forze spirituali del male nei regni celesti. Efesini 6:12. Se ci pensate, guardate i governanti e autorità di oggi, cosa stanno facendo? Cose orribili. Ok? Stanno venendo usati da Hassatan, il nemico, per portare male. Però sappiamo che è tutto sotto il controllo di Hashem ed è pianificato da lui, permesso da lui per portare avanti tutte le profezie che devono venire per poi portare il regno di Dio e Hashem e Yeshua che viene a regnare per sempre su questa terra, poi sulla terra nuova. Quindi vogliamo, noi credenti, che succedano queste cose. Non dobbiamo dire, ma quando passerà questa roba e tornerà tutto normale, possiamo avere una vita tranquilla. Se tu vuoi questo, vuol dire che non appartieni al regno. Vuol dire che tu vuoi questa terra. Tu ami questa terra. E Dio dice, Hashem dice, chi ama questa terra non può amare me, non può essere mio. Quindi cosa vogliamo? Vogliamo andare con lui, stare a casa con lui? O vuoi questa poca terra qui, questa pochezza che non offre niente? Eppure se le cose dovessero andare a tornare come erano, ma che vuole questo? Dobbiamo noi credenti voler desiderare il suo regno che venga, che noi andiamo a casa. Quindi celebriamo il fatto che stanno succedendo queste cose. Celebriamo queste cose brutte, perché noi sappiamo che andrà a finire per il nostro bene, non per il bene di coloro che appartengono a questa terra e a Satana, ma per il bene di coloro che appartengono a Yeshua. Quindi non vi preoccupate, io non voglio che torni indietro. E sì, ho avuto una bella gioventù,
stato fantastico, vero? Ho avuto tante belle cose nella vita, ma ho avuto anche tante cose brutte. Quindi io voglio solo andare a casa e stare con Yeshua. Non voglio altro. Tutto questo sparirà. Ma il regno di Dio, di Hashem, non finirà mai. Quindi Giacobbe da questo va verso la maturità. L'incontro di lotta di Giacobbe sembra portarlo a punti di partenza da un bambino che ha lottato con suo fratello per la prima volta nel grembo materno a un uomo che ha lottato per la sua benedizione, prima dal suo padre e poi da Adonai stesso. Sembra che Giacobbe sia persino arrivato alla maturità spirituale. Quindi, con il suo nuovo nome, arriva una nuova identità. Da Giacobbe, che significa calcagno, soppiantatore o ingannatore, a Israele, che può significare principe di Hashem o giusto con Hashem, significa anche che ha lottato con Hashem. Significa tre diverse cose. Quindi ancora oggi il popolo ebraico, discendente di Giacobbe, continua sempre a lottare per l'identità di questo uomo divino, cosiddetto Ish, che è forse una manifestazione di Yeshua, Messia. Io credo che sia così. La strategia di Giacobbe di pregare prima di agire ha prodotto anche i risultati desiderati ed essa va dal suo fratello in pace. Almeno per un po' stanno in pace l'uno con l'altro. Questa parasha mostra che nel corso degli anni sia Giacobbe che Esau erano maturati, le vecchie mura di recriminazione, sospetto e odio erano state abbattute, ciò ha provocato almeno un certo grado di riconciliazione, almeno fra di loro. Poi, in futuro, sappiamo che fra di loro non c'è molta pace, anzi, c'è proprio l'odio, specialmente dalle parti dei discendenti di Esau. Quindi, sebbene siano riconciliati, alla fine seppelliscono il padre a Hebron, si separano anche con Esau e sì, che si stabilisce a Seir, come vi ho detto, la parte est del Giordano, in Transgiordania. Questo vediamo Genesi 36,8 e Deuteronomio 2,12. E Giacobbe nella terra di suo padre Canaan. Ok? Genesi 37,1, che poi Canaan diventa Israele. Esau prese le sue mogli e i suoi figli, i suoi figli e tutti i membri della sua casa, il suo bestiame, tutti gli altri suoi animali e tutti i beni che aveva acquistato in Canaan e si trasferì in un paese lontano da suo fratello Giacobbe. Genesi 36, 6. Quindi, nonostante questa riconciliazione, i semi dell'odio sembravano essere stati profondi in Esau, almeno nei suoi discendenti. Nel corso dei secoli, le alleanze, come sappiamo, con gli Edomiti hanno portato, nel migliore dei casi, una lealtà superficiale. L'odio sembrava sempre traboccare tra i suoi discendenti come violenza verso Israele. Se ci pensate, Esau ha disubbidito ai genitori e anche ad Hashem, sposandosi con le donne di Canaan, okay? Contro la loro volontà. Erano donne idolatre e non buone. Quindi parliamo di un antico odio. E questo in Abdia, che fa parte della Parashah, cioè della Haftarah, questa settimana c'è un capitolo in Abdia, quindi molto breve, dice: questo è ciò che il sovrano Signore dice di Edom. Abdia 1.1. Quindi la lettura profetica di Vaishlah che tratta dal libro Abdia, anche quell'altro in Osea, che profetizza la restaurazione di Israele, così come il giudizio e la distruzione di Edom, futuro che nessuno sopravvivrà, i discendenti di Esau. In questo molto libro, molto breve, un capitolo, Abdia individua il motivo della distruzione dei Edomiti, cioè la violenza verso Israele. Quindi dice: a causa della violenza contro il tuo fratello Giacobbe, sarai coperto di vergogna, sarai distrutto per sempre. Abdia 1.10. E questo verrà in futuro, durante gli ultimi anni. Quella distruzione sarà così completa, dice Abdia, che non ci saranno superstiti nella casa di Esau.
Questo è in Abdia 1:18. C'è un messaggio qui che non dovremmo ignorare, signore e signori. Quando non ci pentiamo dell'odio, del risentimento e dell'imperdonabilità, può avvelenare o addirittura distruggere le generazioni successive, nostri figli, i nipoti, eccetera, eccetera. Il profeta Ezechiele avvertì anche che Hashem avrebbe distrutto Edom per la sua violenza contro i figli di Israele e desiderio di possedere la terra promessa. Dice in Ezechiele 35, 5 a 15, non leggerò tutto ma un pezzo, cioè, poiché hai nutrito un'antica ostilità e hai consegnato agli israeliti alla spada, io ti darò allo spargimento di sangue ed esso ti perseguiterà, poiché hai detto queste due nazioni saranno nostre. Noi le prenderemo in possesso. Sarai una desolazione. Monte Sir, tu e tutto Edom. Questa è una promessa. Hashem rende completamente chiaro nella sua parola che la terra promessa appartiene ai discendenti di Giacobbe, non ai discendenti di Esau, anche se entrambi erano figli di Esacco e nipoti di Abramo. Dice, Giacobbe possederà la sua eredità. Abdia 1:17. Quindi il messaggio di Abdia è del tutto rilevante per il mondo di oggi, per le nazioni, perché Abdia avverte anche le nazioni del giudizio riguardo Israele. Dice, il giorno del Signore è vicino per tutte le nazioni, come è fatto ti sarà fatto, le tue opere ricadranno sul tuo capo. Abdia 1:15. Ricordatevi la settimana scorsa quello che vi ho detto, ciò che noi facciamo torna, sia bene o male. Tante cose mi sono tornate indietro che non ho fatto bene, ok? E non ne ho imparato la lezione, spero a 53 anni, spero di aver imparato la mia lezione. Quindi voglio fare le cose bene, buone, non voglio fare cose cattive che prima di tutto mi tornano indietro, ma secondo non è giusto e gli altri. Naturalmente questa legge di reciprocità non funziona, come vi ho detto, solo nel negativo, ma può portare benedizioni. Il Dio di Israele ha promesso di benedire coloro che benedicono i discendenti di Abramo, Isacco e Israele, cioè Giacobbe. Questo vediamo in Genesi 12:3. Eppure c'è chi oggi rivendica questa terra, la terra promessa, che dicono questo paese è nostro e noi lo prenderemo in possesso e scacceremo quei giudei a mare. Quindi coloro che fanno un tale vanto si vantano contro Hashem, contro Dio onnipotente, che non prende alla leggera gli attacchi e le minacce contro Israele, signore e signori. Hashem realizzerà i suoi scopi sulla sua terra. Tutto ciò che ha promesso al suo popolo si adempierà. Sul monte di Sion ci sarà la liberazione, sarà santo. Abdia 1:17. Quando Yeshua tornerà, cosa succederà? Sarà reso santo. Quindi in chiusura vorrei parlare del potere della lingua. Se vi ricordate bene ciò che è successo la scorsa settimana, i proverbi dicono che morte e vita sono in potere della lingua. Proverbi 18:21. Nel caso di Rachel, questo sembra essere particolarmente vero. Vi ricordate che è successo la settimana scorsa? Giacobbe e la sua famiglia si stavano dirigendo a sud attraverso la terra di Canaan, verso Hebron, dove viveva ancora suo padre Isacco. Mentre la famiglia viaggiava, Rachel ha avuto le doglie con il suo secondo figlio. Aveva chiamato suo figlio precedente Giuseppe, che significa possa egli aggiungere un altro figlio. Hashem aveva risposto alla sua preghiera e aveva dato alla luce un secondo figlio. Doveva farlo perché sennò non c'erano 12 tribù, no? Perché tutti i figli di Giacobbe sono i padri dei 12 tribù. Quindi Rachel ha avuto un travaglio molto grave, molto difficile. Quando nacque il bambino, la levatrice cercò di rallegrarla dicendo: non temere perché hai un altro figlio.
ma Rachele sapeva che stava morendo, infatti morì. Ella morì a una certa distanza dalla città, un paesino che si chiama Efrat, che è un nome più antico della città di Betlemme. Se voi andate oggi, c'è proprio la sua tomba accanto alla strada che porta a Betlemme, ed è molto particolare, che tanti vanno là per pregare a lei. Una cosa che non si deve fare, ma tanti lo fanno. Giacobbe la seppellì lì, lungo la strada, e pose una pietra sacra sulla sua tomba. E la storia fornisce l'eziologia dietro un punto di riferimento. Dice la Torah, osserva, Giacobbe eresse una colonna sulla sua tomba, questa è la colonna della tomba di Rachele fino ad oggi. Quindi la tradizione ebraica collega la tragica morte di Rachele con la storia della precedente porzione della Torah. Nella precedente parte della Torah leggiamo che Rachele rubò gli idoli domestici di suo padre Labano, quando Giacobbe e la sua famiglia fuggirono di nuovo in Canaan. Giacobbe non sapeva di questo furto, diciamo. Quando Labano raggiunse Giacobbe e chiese il ritorno dei suoi dei domestici, Rachele li stava nascondendo sul suo cammello e nessuno tranne lei sapeva che li avesse. Ok, Giacobbe fece un giuramento a Labano, dice, colui nel quale troverai i tuoi dei non vivrà. Genesi 31-32. Quindi con queste parole Giacobbe pronunciò inavvertitamente una maledizione sulla sua amata moglie, quella che amava di più. Sebbene nostra madre Rachele non fosse colpevole a meno di nessuna delle trasgressioni per le quali qualcuno normalmente potrebbe morire di parto, purtroppo lei nel suo cuore voleva questi cosiddetti dei, quindi era ancora idolatra. Poi, bene o male, non devi rubare da altri. Quindi, tuttavia, poiché Giacobbe disse con chiunque tu trovi i tuoi dei non vivrà, fu punita. Ma il suo giudizio non è stato eseguito fino al momento del parto dell'ultimo figlio. Perché, come vi avevo detto, doveva avere il 12° figlio per poter avere 12 tribù di Israele. La storia della morte di Rachele, quindi, ci fa vedere avvertimento del maestro contro i giuramenti. Disse, né giurare per il tuo capo perché non puoi rendere bianco o nero un capello. Io sono parecchi bianchi, ma non li ho fatti io. È stata la vita a darmene. Ma lascia che la tua affermazione sia sì, sì o no, no. Tutto ciò che è al di là di questo è malvagio. Ok? Matteo, capitolo 5, versetti 36-37. Quindi, meglio non fare giuramenti, né promesse, a meno che tu non sai che tu che hai promesso nei prossimi minuti, o magari mezz'ora, un'ora, lo puoi compiere, che spesso facciamo promesse vuote. Meglio non dire niente. La tragica e prematura morte di Rachele la distingue tra altri dei sei madri. Secondo la tradizione, Sara, Rebecca, Lea, Bila e Zilpa riposano tutti con i loro mariti nel Machpelah a Hebron. Se voi andate, ci sono tutte le tombe di tutti quanti, tranne Rachele. Rachele giace da sola lungo la strada per Betlemme. Apparve di nuovo sola piangendo gli esuli condotti a Babilonia, in Geremia 31:15. Alzato di nuovo la voce sulla strage degli innocenti di Betlemme, Matteo 2. E la gente ancora oggi va a visitare la sua tomba. Adesso vorrei chiudere questo tempo invitandovi a accettare la salvezza da Yeshua HaMashiach, che è lo stesso uomo che ha combattuto con Giacobbe. Ok? Ed è stato lui a benedirlo prima di andare e cambiare il suo nome a Israele. Chi vorrebbe accettare Yeshua come Messia, lo invito a farlo oggi, perché come sta scritto nella Bibbia, chiunque crede in me sarà salvato. E un'altra parte dice, lui è l'unica via al Padre.
nessuno può andare al Padre che tranne che tramite Lui. Quindi Lui è la via, la verità, la vita. Se non mi credete, andate a leggere in Isaia 53. Se volete vi posso mandare un libro gratuito, si chiama Isaia 53, spiegato, che spiega tutto il perché Yeshua è il Messia, solo con quest'unico capitolo di Isaia 53, che non è l'unico capitolo che punta a Yeshua, ma uno dei più chiari. Se volete averlo, iscriveteci, c'è il link per contatti sotto, mi date il vostro nome, indirizzo, email, quello che volete, e vi manderò questo libro gratuito. Ok? Ed è molto bello. Adesso vorrei invitarvi a dire questa preghiera insieme a me. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu eterech ha-Yeshua b'Mashiach, Yeshua. Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re dell'Universo, che ci ha dato la via della salvezza in Yeshua il Messia. Amen. Grazie per averci ascoltato oggi. Se volete contattarci, c'è il link per i contatti sotto. Se avete bisogno di aiuto, sui counseling, ci sta mia moglie Rebezin Gabriella, che è un counselor esperto registrato qui in Italia, quindi ha la licenza ed è riconosciuta. C'è un link sotto che si chiama Scusate, quindi potete cliccare lì e vedere meglio le informazioni che ci sono per questo bellissimo servizio. Non c'è mai vergogna di chiedere aiuto. Prima di tutto Dio, Hashem, chi vuole che chiediamo aiuto? Innanzitutto da Lui, ma anche l'uno dall'altro. Quindi se avete bisogno di questo aiuto, c'è il link sotto. E ultimo, se volete sentire nel vostro cuore di aiutarci in qualche modo, c'è un link proprio giù in fondo che si può cliccare per fare qualche donazione. Se no, siate benedetti, tutto ciò che facciamo lo facciamo con amore verso di voi e verso il nostro Dio Adonai, Yeshua e suo Padre. Vorrei chiudere questo tempo adesso con la benedizione di Aaroni. Yivarecheka Adonai veishmerecha Yael Adonai panam velecha mehunecha Yes Adonai Pana belecha, besem lecha shalom. Beshem Yeshua HaMashiach, sarà shalom shalom. E il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Che il Signore levi il suo volto su di voi e vi dia la pace. In nome di Yeshua, Gesù il Messia, il principe della pace, Shalom. Grazie per averci ascoltato oggi. Shabbat shalom a tutti. Alla prossima settimana.